Ciao, mi chiamo Ludovico Cianchetta Vasquez, sono il fondatore di B&B Academy ed insegno alle persone ad entrare nel business degli affitti brevi senza possedere un immobile, senza investimento e senza partita IVA. Scopri come in questo nuovo video. Ciao a tutti, sono Ludovico Cianchetta Vasquez, il fondatore di B&B Academy e oggi parleremo di sublocazioni. Una delle leggende metropolitane che perseguitano questo business, per me che ci sono dentro da anni, è quella che le sublocazioni, quindi il subaffitto, è illegale. Non so per quale motivo, ma tutti pensano che il subaffitto non sia permesso, quando non è assolutamente così. Infatti l'articolo 1594 del Codice Civile Italiano regolamenta in maniera chiara il subaffitto, ovvero se il proprietario è d'accordo, e chiaramente l'essere d'accordo deve esprimerlo attraverso il contratto di locazione piuttosto che con una scrittura privata, il subaffitto è legale. Ma perché mi soffermo su il subaffitto? Perché il subaffitto è uno dei più grandi vantaggi per chi vuole fare il business degli affitti brevi. Infatti, tramite questa famosa clausola di subaffitto, noi abbiamo la possibilità di utilizzare immobili che non sono nostri per fare affitti brevi. Quindi, se tu che stai guardando questo video, ad esempio, non possiedi un immobile, puoi tranquillamente, grazie alla clausola di subaffitto, prenderlo, pagare un canone mensile ed utilizzarlo come se fosse tuo per affittarlo, in questo caso appunto, su Airbnb e sugli altri portali che permettono gli affitti brevi. Questo è un grandissimo vantaggio che nessun altro business ha. Infatti sono molti pochi i business che ti permettono di sfruttare un bene senza esserne il possessore. Basti pensare al tassista. Il tassista deve avere la licenza e deve avere anche l'automobile, se no non può svolgere il suo lavoro. In questo caso noi non abbiamo bisogno né di una licenza e né soprattutto di un immobile. Non dobbiamo essere i possessori della casa che andremo a mettere su Airbnb, perché oltre a potersi fare col subaffitto si può fare anche ad investimento zero. Ma questo te lo spiego all'interno del corso gratuito di B&B Academy e trovi il link qua in basso. Infatti, dopo aver chiuso questo video, se non l'hai già fatto, ti consiglio di guardare il corso completamente gratuito che trovi dal link qua in basso. Però fallo dopo aver finito questo video. Adesso che abbiamo capito che le sublocazioni sono legali, capiamo se sono applicabili agli affitti brevi. La risposta è semplice: assolutamente sì, perché dal momento in cui noi otteniamo un subaffitto possiamo farci veramente tutto quello che vogliamo, incluso prendere l'appartamento e metterlo sulle piattaforme di affitti brevi. Quindi il subaffitto al 100% è compatibile con gli affitti brevi. Il tutto chiaramente a patto però che ci sia un contratto redatto in maniera corretta e che abiliti il subaffitto in maniera 100% legale. Questo genere di contratti li trovi all'interno del corso di B&B Academy. Per questo video è tutto, io ti invito a guardare il webinar, quindi un corso completamente gratuito creato da me, fondatore di B&B Academy, attraverso il quale potrai capire molto di più su questo fantastico business e su tutti i vantaggi. Quindi ti aspetto sul corso gratuito, premi il link qua in basso, lascia i tuoi dati e riceverai subito il corso gratuito nella tua email. Ti aspetto!